Che ore sono? Oh no, sono troppo in ritardo. Dovevo andare a dormire prima, ieri sera. Beh, ho giusto il tempo per prepararmi, insomma. Ok, da dove comincio? Comincio da... diciamo che potrebbe essere un'idea. Wow, Bella, stai benissimo. Ma forse manca qualcosa ai capelli. Sì, queste adorabili orecchie da gatto sono perfette per il tuo look. E ora? Oh sì, il vestito! Questa maglia bianca potrebbe funzionare, ma questo foulard è troppo esagerato per la scuola. E come la maggior parte delle ragazze sanno, sarebbe meglio prima vestirsi e poi truccarsi. Capisci che intendo? Accidenti, mi sono macchiata tutta! Tutto questo si poteva tranquillamente evitare. Adesso torniamo indietro nel tempo e... Ok, fermati qui. Ma questa volta non buttare via quel foulard. Prima di metterti la maglietta, usa quel foulard di seta per proteggerti il viso. Tienilo sopra la testa e fai scivolare via la maglietta. Vedi? Così. E voilà! I capelli e il trucco sono perfettamente intatti. Dicono che in caso di necessità si riescono a fare cose inaspettate. E proprio ora queste ragazze hanno bisogno di un asciugamano. Dammi, è mio! Accidenti, ora sì che mi serve un bel trucco per creare un asciugamano. Ehi, ho un'idea! Questa t-shirt potrebbe andare bene lo stesso o no? Perché non usarla per asciugarti i capelli? I trucchetti sono fantastici e noi ne abbiamo tantissimi da mostrarti. Come se trasportare la spesa da sola non fosse abbastanza difficile, ci mancava pure il cattivo tempo. Non riesco a... No! Beh, ora sì che l'ho preso. Aspetta, proverò a... Vuoi usare un ombrello senza mani? Basta abbottonarlo nel cappotto. Una volta che è fissato per bene, prendi le cinghie dello zaino e legale sul petto. Ora prendi la spesa e corri! Wow! Che partita! È stata una vittoria meritata! Eh? Ma cos'è? Dovrei fare il bagno più spesso! Lily e i suoi bagni. Tornerò per fare la doccia più tardi. Mi sa che dovrai attendere un bel po'. Wow! Ma che paura! Ora mi ricordo perché non mi piace il bagno. Kevin? Che ci fa qui tutta questa roba? Mi dispiacerà se lo prendo in prestito. Metti del nastro biadesivo sul retro del cuscino. Stacca la pellicola protettiva. Attaccalo sul lato della vasca dove metterai la testa. Quindi siediti e divertiti. E oggi non annegherò. Le labbra rosse hanno un loro perché. Non scordarti la matita. Ehi! Ma perché i capelli fanno sempre così? Ma che noia! Ah, adesso li strappo! In realtà so cosa fare. Prendi la matita e mettila qui. Continua a torcerla lungo tutta la fronte. Vedi lo schema che si crea? Una volta finito, tieni fermi i capelli. E metti una bella clip all'estremità. Super chic! E adesso non ti si attaccheranno al trucco. Stupenda! Ehi, scusa se sono in ritardo. Wow, i tuoi capelli sono così belli! Grazie. Sono affamata, hai ordinato? Mi scusi? Quale colore dovrei scegliere adesso? Bell'incastro! Questa acconciatura mi sta alla grande.
E anche il mio trucco è a posto. Lo shopping mi lascia sempre senza forze. Adesso devo mettere a posto tutta questa roba nuova. Forse prima mi rilasserò un po'. Queste cose sono legate così strette. Dai, slegati! Accidenti! Immagino che adesso dovrò indossarle a vita. Sono forcine per capelli? Altrimenti note come sciogli nodi? Basta far scorrere un lato attraverso il nodo e farlo di nuovo nel senso opposto. Voilà! Ah, che sollievo! Non indosserò mai più scarpe. Ma che... Vicky? Devi smetterla di lanciare le tue scarpe, cara. Mi dispiace. Avresti dovuto sentirti urlare. Certo che abbiamo proprio mangiato bene, eh? Non ti preoccupare, Bella, oggi pago io. Oggi fa freddino, quindi mettiamoci un giacchino e chiudiamolo per bene. Ma che succede se la zip del tuo unico giacchino che hai decide di rompersi? Oddio no! Oh, che fregatura! E adesso come la rimetto a posto? Nessun problema, Bella. Che tu ci creda o no, ti basterà una forchetta per risolvere questo problema. Pronta per scoprire come? Incastra la zip tra i due ribbi centrali della forchetta. Fai slittare ciascuno dei due lati della zip e spingili giù. Ehi, ha funzionato da Dio! Pensavo non ci sarei riuscita. A volte, mentre sei intenta a dire qualcosa di divertente, non ti rendi conto che potresti sembrare strana. Oh, Lily, ma sei bagnata. I capelli si stanno appiccicando sul viso. Hai la pelle grassa, Lily. Sfortunatamente alcuni di noi, ce l'hanno. Oh no, sembra che mi sia fatta un tuffo in piscina. Perché a me? Perché a me? Ehi, ci sarà qualcosa qui che posso usare, giusto? Dei coprisedili per il water? In realtà mi sa che potrebbe funzionare. Se ti ritrovi la pelle unta, prova a passarti sul viso un coprisedile del water. Basta tamponare sulla pelle e guarda come assorbe tutto il grasso. Ammazza, quanto unto! Tampona dappertutto e vedrai che in pochissimo tempo la pelle sarà di nuovo asciutta. Ah, adesso va molto meglio. Mi dispiace, avevo solo bisogno di rinfrescarmi. Beh, almeno possiamo dire che hai la pelle super idratata. E hai anche salvato la serata. 1, 2, 3, 4. La trussa entrerà sicuramente. Ma non dovrebbe esserci un fondo? Mi sa che non posso usare questo zaino. Ma devo avere le mani libere. Ah, mi è venuta un'idea. Trasformiamo una borsa in uno zainetto. Metti la cinghia attorno al collo. Mettici dentro le braccia e mettila sulla schiena. Che carina! Del resto, questo colore mi sta meglio. Mi stavo dimenticando la cosa più importante. Ups! Wow! Sono 2 settimane che aspetto! E non vedo l'ora di metterle! Avere un nuovo paio di scarpe è fantastico, non è vero? E le vuoi indossare proprio dappertutto! Ma c'è un prezzo da pagare! Ciao, Amy! Accidenti, le mie scarpe mi stanno uccidendo! Vedi? Pesante! Ma io so cosa fare! Saluta il tuo nuovo migliore amico! Una sola striscia è tutto ciò che ti serve! Ehi, vabbè, ci provo! Ecco,
dovrebbe andare. Vediamo. Sì! Oh, e ora chi le fermerà più?